Buonasera a tutti. Dopo un po' di tradizione, abbiamo mostrato un po' il formaggio, un po' i salami, torniamo con una bella ricetta. Questa sera faremo delle trenette con salmone alle erbe, ricotta e zucchine. Vi spiego, la prima cosa da fare è prendere un filetto di salmone, lo condite con origano, un po' d'alloro, un po' di paprika e lo mettete dentro una bustina sottovuoto se l'avete, o altrimenti una bustina bella pressata e lo fate stare una notte nel frigorifero in modo tale che si insaporisce con un po' di sale. Iniziamo, tagliamo una zucchina. Ovviamente io farò la dose per una persona e la potete fare come vi piace, o magari la fate a listarelle così o a bocconcini, come preferite. Le zucchine le mettiamo in padella. Dopo prendete il salmone una volta ricavati dei pezzettini, ritagliateli in maniera un po' più piccola e andate a fare una sorta di bocconcini. Non immaginate che profumo, una cosa eccezionale questo salmone marinato così alle erbe. Adesso arriva il bello. Questa è la ricottina che abbiamo fatto questa mattina, che tanto vi è piaciuta. Un odore fantastico. Iniziamo. Dentro questa ciotolina andiamo a mettere solamente il rosso dell'uovo. Insieme al rosso d'uovo andiamo a prendere e a mettere circa un cucchiaio e mezzo di ricotta, ovviamente, perché io, vabbè, mettiamone due, va. Meglio abbondare quando è difficile. Mettiamo un po' di pepe macinato, un po' di sale, aggiungiamo un goccetto d'acqua bollente, leggera, senza esagerare, in modo tale che aiuterà la ricotta e l'uovo ad amalgamarsi per bene. Sembra quasi l'impasto della carbonara. Però è fatto con la ricotta di Castrovalva. Se la volete leggermente più cremosa, aggiungete un altro po' d'acqua bollente, ma senza esagerare, eh? Poco alla volta, altrimenti vi forma i grumi. Ok, vedete? Il nostro impasto è pronto. Adesso possiamo andare sul fuoco. Prima cosa, andiamo a calare le nostre trenette in padella, goccio d'olio extravergine d'oliva e facciamo rosolare un po' le nostre zucchine. Sighetto leggero di sale anche qui senza esagerare. Quando le zucchine sono abbastanza morbide, andiamo ad aggiungere solo una parte del nostro salmone. Una parte la terremo per dopo. Senza farlo stracuocere troppo, andiamo ad aggiungere un mestolino d'acqua di cottura. Scoliamo la pasta. Facciamo prima rilasciare un po' d'amido alla pasta. Adesso ho abbassato il fuoco. Vi ricordate il trucchetto dell'acqua fredda? Anche qui ci occorre, in modo tale che si stempera la pasta e quando andiamo a mettere l'impasto non coagula troppo il formaggio e non si formano i grumi. Quindi adesso andiamo a mettere il nostro impasto e andiamo a mantecare. Ecco, vedete? Ci siamo al punto giusto. Andiamo a far scendere la nostra cremina. Alla fine, col salmone che vi ho detto di tenere da parte, andiamo a metterlo sopra come top. Ed eccolo qui. Trenette con ricotta, salmone speziato alle erbe e zucchine. Spero che vi sia piaciuta la ricetta. Vi mando un bacio grande e alla prossima.